Ciao, vediamo come fare color matching con Photoshop tra due immagini. Nello specifico, cos'è color matching? È una sorta di color correction che prende un po' spunto dalla color correction che si fa in editing video, soprattutto per il cinema, e ha la funzione sostanzialmente di matchare, mixare, mescolare i colori di un'immagine iniziale, nello specifico del personaggio principale che sta all'interno di un'immagine iniziale, con l'immagine di sfondo di destinazione. Andiamo a vedere. Nel nostro caso andremo a selezionare questa modella che sta al centro di questa foto e l'andremo sostanzialmente a portare su uno sfondo diverso, facendo in modo che i colori di questa modella siano in linea e quindi a tono con i colori dello sfondo di destinazione. Lo sfondo di destinazione sarà questo, quindi andremo a fare un color matching in questo senso. Per prima cosa andremo a selezionare il soggetto. Con l'attuale versione 2023 di Photoshop è possibile utilizzare lo strumento seleziona oggetto, che ci permette di selezionare con un click, attraverso la definizione di un'area rettangolare come in questo caso, il soggetto principale. Una volta selezionata l'area, il programma automaticamente genererà la selezione attorno alla figura principale, come in questo caso. In alternativa possiamo sempre utilizzare strumenti precedenti che ci permettono di selezionare accuratamente il soggetto di un'immagine. Possiamo quindi andare sul menu selezione e selezionare la funzione soggetto. Automaticamente il programma selezionerà il soggetto protagonista dell'immagine, in questo caso appunto la modella con il cestino. Una volta che la selezione è terminata, facciamo uno zoom in avanti, per esempio con la combinazione Alt più scroll del mouse, per andare a vedere se ci sono dei ritocchi da fare, delle selezioni da aggiungere, da inglobare o da eliminare, se la selezione è perfettamente accurata. Con H da tastiera mi sposto con la manina dall'alto verso il basso e vedo se ci sono delle modifiche da fare. Ecco, per esempio mi sposto qui in avanti e vedo che questa parte qui è da aggiungere alla selezione, perché fa parte del cesso e il cesto tende a completare l'immagine. Perciò andrò a selezionare lo strumento Lasso, per esempio, in modalità addizione, quindi modalità aggiungi, lo vado a selezionare appunto dalla parte alta del pannellino dinamico e vado a inglobare questa parte all'interno della selezione, ed ecco qua, viene inglobata. Poi mi sposto sempre più sopra, vado a inglobare anche questa parte qui, per esempio questa potrei inglobarla con lo strumento selezione rapida, sempre modalità aggiungi. E la modalità aggiungi, così come la modalità sottrai, la posso sempre andare a selezionare dalla parte alta del pannellino dinamico, pannellino relativo appunto allo strumento selezionato. Così come con la modalità sottrai vado a togliere i punti in eccesso che non mi interessano. Bene, ora che la selezione è corretta posso procedere con lo step successivo. Mi sposto sul menu in alto selezione, poi vado in basso a salvare la selezione, do un nome alla mia selezione. Clicco su OK, CTRL o COMMAND D per deselezionare. Ora vado a duplicare il livello originale, se non l'ho fatto già all'inizio. Dopodiché, con il livello copia selezionato, vado a ricaricare la selezione salvata, quindi torno sul menu selezione, vado su carica selezione, apro dal menu canale il menu a tendina e vado a selezionare figura. Clicco su OK ed ecco qua di nuovo la selezione attiva sul livello copia. A questo punto, con il livello copia selezionato e la selezione attiva, mi sposto nella parte bassa del pannello livelli e vado ad aggiungere una maschera. Ho quindi aggiunto la selezione alla maschera sul livello copia. Ora, tra il livello originale e il livello copia, dovrò andare ad aggiungere l'immagine di destinazione. Questo significa che la selezione andrà a far parte di uno sfondo diverso. Quindi vado sull'altro file aperto, con il livello sbloccato, vado a selezionarlo tutto. Posso farlo anche dal menu selezione tutto, oppure con la combinazione di tasti CTRL o COMMAND A. Poi devo andarlo a copiare, CTRL o COMMAND C, oppure dal menu modifica copia. Torno sull'immagine originale, con il livello iniziale selezionato vado a incollare l'immagine di destinazione, quindi CTRL o COMMAND V, oppure modifica incolla, ed ecco qua. Ora, come potete vedere, la figura ha dei colori che sono più in linea con l'immagine originale, vale a dire questa. Noi dobbiamo adesso colorare questa figura per far sembrare che sia parte integrale e realistica dell'immagine di destinazione, cioè questo sfondo che abbiamo appena incollato. Perciò vado a selezionare il livello copia con la maschera, mi sposto nella parte bassa del pannello livelli e vado ad aggiungere un livello di regolazione, nella fattispecie curve. Ora, facciamo molta attenzione, perché non devo agire direttamente sul pannellino curve, devo andare ad aprire il menu opzioni e selezionare le opzioni automatiche. A questo punto si aprirà il pannellino delle opzioni automatiche. Devo andare a trovare i colori chiari e scuri e modificarli con quelli dell'immagine di destinazione, perciò selezionerò questa opzione trova colori chiari e scuri. Attenzione a non uniformare a mezzi toni neutri, perché andremo a personalizzare noi
le ombre, i mezzi toni e le luci, cioè i pixel più scuri, i pixel mediamente scuri e i pixel più luminosi, semplicemente andando ad aprire cliccando su ciascuno di questi riquadri. Cominciamo con le ombre, faccio un clic, poi sposto con il cursore, che diventa un contagocce, sui pixel più scuri dell'immagine, che potrebbero essere questi oppure questi oppure questi, e premendo il tasto CTRL o COMMAND, come vedete, automaticamente nella tavolozza colori viene associato il colore di riferimento rispetto al pixel che ho selezionato. Posso chiaramente fare più tentativi e trovare quello più in linea con le mie esigenze, che potrebbe essere questo oppure questo. Individuato il colore dei pixel scuri più in linea con l'immagine di destinazione, cliccherò su OK e aprirò la tavolozza dei colori dei pixel mezzi toni. Anche qui, con il pulsante CTRL o COMMAND cliccato, andrò a selezionare un pixel mediamente più chiaro, ma non luminosissimo, come potrebbe essere questo. Cliccherò su OK. Infine le luci. Apro la tavolozza dei colori e vado a selezionare un pixel che preleverò, per esempio, dal cielo, non proprio bianco, ma mediamente azzurro, azzurro chiaro. Cliccherò su OK. Ed ecco qua, come vedete, la modella sta prendendo i colori dell'immagine di destinazione, dello sfondo di destinazione, in modo da apparire realisticamente parte integrante dell'immagine. Clicco su OK. Photoshop potrebbe chiedere di salvare i colori di destinazione come predefiniti, creando quindi un preset. A noi in questo caso non interessa. Se nel caso dovessimo riutilizzarli ancora o volessimo riutilizzarli ancora, potremmo salvarli come preset. Riaprendo il pannellino opzioni automatiche, potremmo trovarceli appunto come schema di colori predefinito. In questo caso a noi non interessa. Torniamo sul menu livelli e con il menu curve attivato lo riapriamo con un doppio clic. Ci assicuriamo, cliccando sull'iconcina in basso, che questa regolazione agisca solo e unicamente sulla modella, quindi sulla selezione che abbiamo precedentemente generato. Torno sul menu livelli e apro il menu a tendina. Ci è rimasto un unico passaggio, quello di rendere ancora più realistico l'effetto delle curve con i pixel generati in base ai colori dell'immagine di destinazione tra la figura e lo sfondo. Andremo quindi a selezionare il metodo di diffusione colore. Ora sicuramente abbiamo fatto un color matching realistico, l'immagine sembra un'unica immagine, la figura sembra sia assolutamente in linea con lo sfondo e con il paesaggio dell'immagine di destinazione. Possiamo quindi dire che il color matching è riuscito. Come ultimo tocco, per chiudere in bellezza, potremmo andare ad aggiungere un po' di contrasto per rendere più vivi e netti i dettagli della figura e dello sfondo. Poi andremo a selezionare la combinazione di tasti CTRL o COMMAND più ALT più SHIFT più E. Ed ecco qua, abbiamo inglobato tutti i livelli in un unico livello, compreso lo sfondo di destinazione finale. A questo punto lo trascino sull'iconcina Crea nuovo livello, creando quindi una copia. Mi sposto sul menu dei metodi di diffusione e seleziono il metodo sovrapponi. Poi di nuovo mi sposto sul menu filtro, altro, accento a passaggio. Con un raggio di 5 pixel clicco su OK. Faccio uno zoom in avanti. Se vado a togliere il livello del contrasto e lo vado ad aggiungere, vedrò la differenza. Sicuramente i dettagli sono più netti e più nitidi. A questo punto posso assolutamente dirmi soddisfatto del risultato finale, non mi resterà che esportare l'immagine al lavoro finito. Ora sei in grado anche tu di fare color matching professionale ed efficace con Photoshop, mi raccomando non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!